Grazie per essere nuovamente sul canale, grazie per la visione di questo video, sono Bennett e oggi vi spiego che cos'è la risoluzione e del perché molti di voi non hanno mai visto un vero 4K. Prima di cominciare vi invito a mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In descrizione trovate il link alla pagina Facebook di Evo Games e al sito Instant Gaming, dove potrete comprare i vostri giochi preferiti a prezzi scontatissimi. Dunque, HD Ready, Full HD, 4K, 2K, 8K, cosa significa? Significano questi termini. Partiamo dal presupposto che in uno schermo di piccole dimensioni, diciamo dai 15 ai 20 pollici, la differenza fra Full HD e HD Ready è praticamente inesistente. E addirittura difficilmente in uno schermo di piccole dimensioni si noterà la differenza tra un Full HD e un 4K, ammesso che ci siano schermi di piccole dimensioni che riescono a supportare quella risoluzione. Quindi il primo vero presupposto per poter apprezzare una risoluzione in 4K è quello di avere uno schermo di grandi dimensioni. Inoltre, per godere di immagini nitide, senza sfarfallie e senza effetto tearing, bisogna disporre di schermi con elevate frequenze di refresh, come vi ho già spiegato nel video precedente, andatelo a vedere. Parlando invece della parte tecnica dell'argomento, cosa significa esattamente 1024x720 oppure 4096x2160? Per spiegarvelo bisogna partire dal pixel. Che cos'è il pixel? Si tratta di un piccolissimo punto luminoso sullo schermo che riproduce il colore. Se per esempio suddividessimo lo schermo a metà e avessimo la metà di sinistra bianca e quella di destra nera, avremmo che tutti i pixel di sinistra sono colorati di bianco, mentre quelli di destra sono neri. Ovviamente anche per le immagini più complesse il funzionamento è lo stesso. Quindi se sullo schermo comparisse una persona con una maglia gialla, i pixel che si trovano nella parte in cui la maglia gialla occupa lo schermo si colorano di giallo. Lo schermo quindi è composto e tempestato da questi pixel che ne occupano l'intera superficie. C'è da dire che il pixel non è propriamente un punto, perché un punto dà l'idea di qualcosa di rotondo. Il pixel in realtà è un quadrato. Perché è un quadrato? Perché viene ottenuto dall'intreccio di colonne e righe. A dire il vero, anche in questo caso ci sarebbe da fare una piccola correzione, perché non si tratta di colonne e righe, ma di linee verticali e linee orizzontali. Si tratta di una maglia fittissima che da lontano è impossibile da vedere, e per vederla bisogna avvicinarsi a pochi millimetri dallo schermo. Questa rete può essere composta da un diverso numero di linee verticali e orizzontali. Quando si dice 4K, 2K, Full HD, che corrisponde al 1080, o HD Ready, che corrisponde al 720, si intende la risoluzione orizzontale, che è composta dalle linee verticali. Nel caso del 4K, le linee verticali, cioè quelle che costituiscono la risoluzione orizzontale, sono 4096 nel caso del formato cinema. Attenzione, però, non stiamo parlando di uno schermo domestico formato cinema, ma di un vero e proprio schermo al cinema. Quindi in questo caso sono 4096, mentre nel caso di uno schermo domestico cosiddetto in 4K le linee sono 3840. Questo cosa significa? Che in uno schermo domestico in 4K, dove il K sta per 1000, visto che la risoluzione massima è di 3840, il 4K in realtà non esiste. 4K per gli schermi domestici in realtà è un'approssimazione a 4000 di 3840. Tuttavia, sia nel caso del formato cinema 4096, sia nel caso del formato domestico di 3840, le linee orizzontali, ovvero sia quelle che compongono la risoluzione verticale, sono sempre 2160. Quindi, basandomi su questa piccola forzatura, perché alla fine è una piccola forzatura, questo è uno dei primi motivi per il quale quelli che dicono "io gioco in 4K" in realtà non hanno mai giocato a 4K, ma a 3840. Ripeto, questa è una piccola provocazione, ok? Però sappiate che c'è un motivo reale legato a un discorso hardware per il quale molti di quelli che dicono di aver giocato in 4K finora in realtà non hanno mai giocato in 4K, e vi spiego perché. Cerchiamo di capire questo concetto partendo dalla differenza che c'è fra un 1080, che sarebbe un Full HD, e un 4K. La differenza tra un Full HD e un 4K è ovvia, ma non è così scontata. Cioè, la maglia è molto più stretta e molto più fitta perché è composta da un numero maggiore di linee, quindi l'immagine è più dettagliata, i bordi sono più netti. Quindi negli schermi in 4K possono essere riprodotti contenuti di qualsiasi risoluzione fino a 3840x2160. Fino a, quindi questo significa che possono essere riprodotti tranquillamente anche contenuti a 720 o a 1080. Questo però non significa che in uno schermo in 4K un contenuto a 1080 o a 720 aumenterà la sua risoluzione. Semplicemente rimarrà sempre a 1080, poiché la risoluzione della sorgente è sempre la stessa, non cambia. Al contrario, se per esempio noi abbiamo una scheda grafica abbastanza potente da spingere un gioco fino a 4K,
ma ha uno schermo in Full HD, anche se dalla scheda grafica riusciamo a impostare il 4K, sullo schermo non avremo mai un gioco che sta girando in realtà a 4K. Stesso discorso vale per le console, per esempio la PS4 Pro, che può spingere alcuni giochi fino a 4K, fra virgolette. Cioè, se dalla console il gioco è in grado di partire a 4K, su uno schermo in Full HD non verrà mai visto in 4K. Quindi, cari PS4ari e Xboxari che dite di giocare in 4K con i vostri giochi, che risoluzione ha il vostro schermo? È un Full HD a 1080? È un HD Ready a 720? Se la risposta è sì, voi non avete mai giocato in 4K. Concludo con una brevissima spiegazione tra il Pixel LCD e il Pixel LED. Negli schermi LCD il colore è dato da dei subpixel all'interno del pixel, ognuno dei quali si può colorare di un colore diverso. I subpixel negli LCD non possono cambiare colore, sono sempre verde, rosso o blu. In alcuni schermi, come quelli della Sharp, per esempio, hanno inserito il quarto subpixel di colore giallo. Come viene creato il colore? Semplicemente illuminando di una determinata intensità quel determinato subpixel, affinché la sua luce colorata si vada a mescolare con quella degli altri subpixel. Se, per esempio, bisogna creare il colore rosso, si accenderà soltanto il subpixel di colore rosso, mentre per creare un determinato colore che non è tra quelli primari, si accenderanno determinati subpixel per mescolare tra di loro la luce affinché che si può ottenere quel colore. Ovviamente, se serve più rosso e meno verde e un po' più di blu, l'intensità del subpixel viene regolata affinché riproduce una determinata intensità di colore. Per creare il bianco, negli schermi LCD tutti i subpixel si accenderanno al massimo della loro intensità, mentre per creare il nero tutti i subpixel verranno colorati al minimo della loro intensità. Questo è il motivo per il quale gli schermi LCD completamente neri sembrano tendere sempre verso il grigio scuro e mai veramente nero. I LED funzionano in modo completamente diverso. Gli schermi a LED, intendo quelli di ultima generazione, non quelli delle vecchie generazioni, funzionano tramite una micro lampadina illuminata, appunto il LED, che occupa l'intero pixel. In questi schermi viene sfruttata la capacità del LED di assumere qualsiasi colore, di accendersi e di spegnersi. Quindi per questo all'interno del pixel c'è soltanto il LED e non subpixel, perché il LED non ha bisogno di mescolare più colori tra di essi per ottenere uno specifico colore. Il bianco è dato dal LED che si accende di bianco, il verde è dato dal LED che si accende di verde, il viola è dato dal LED che si accende di viola, e così via per tutti gli altri colori. Il nero è semplicemente il LED che si spegne, quindi si tratta di un nero puro, nero reale. Ecco perché negli schermi LED più recenti i colori sono molto più naturali, più intensi, e i neri sono neri. Inoltre gli schermi LED, sempre sfruttando le incredibili capacità della tecnologia LED, hanno dei tempi di risposta molto più rapidi, addirittura i migliori arrivano a un millisecondo. Il tempo di risposta è semplicemente il tempo che impiega il LED per accendersi o spegnersi o addirittura cambiare colore. Queste velocità ovviamente negli LCD non potranno mai essere raggiunte. Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, spero che le nozioni tecniche siano state interessanti. Fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate e se volete conoscere il funzionamento di altri apparecchi tecnologici o altre follie della tecnologia. Like, iscrizione e campanella, da Bennett è tutto, un abbraccio!